Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera. Oggi siamo qui in un nuovo video. Come vedete sto sperimentando cose nuove per il canale, mi sto un po' organizzando, però adesso già vi dico che è veramente fatta ai limiti delle mie possibilità perché sto con un joystick attaccato al computer, sto registrando con la riproduzione remota da PS4 al mio PC. Però è veramente complicato per me potervi mostrare il joypad in un video, ma ci tenevo davvero tanto perché le vostre domande sono sempre state tante e vi ho sempre promesso prima o poi un video sulle skill. Quest'oggi siamo in un episodio di questo tipo di video perché ho deciso non di farvi un video su tutte le skill in maniera confusionale, ma ho deciso di portarvi un video per ogni skill che utilizzo io, spiegata al meglio come la utilizzo io e dove la utilizzo io. Ovviamente è una cosa personale perché c'è chi la usa diversamente e chi praticamente può decidere di usare in altre parti del campo, però io la utilizzo in questo modo e oggi siamo qui. Come vedete siamo nelle squad battle a livello principiante, in modo che posso mostrarvelo tranquillamente visto che non ho clip preregistrate. Sono qui a mostrarvi con il joypad, come vedete in sottofondo qui a destra, la Tri Touch Roulette, che è una skill che io adoro. Adesso andiamo in campo e vi faccio vedere che praticamente la utilizzo dall'anno scorso, la spammo praticamente tanto, che è questa, ragazzi. Guardate, allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che si utilizza tenendo premuto L2, quindi come vedete L2, e poi l'analogico destro, ovvero questo delle skill, dovete indirizzarlo prima esattamente dietro al giocatore, quindi il primo tocco va dietro al giocatore e poi dove volete andare con questa skill. Quindi faccio un esempio: adesso sto andando con Van Bissaka da destra verso sinistra, quindi il mio dietro è destra, quindi faccio destra, guardate il joystick, destra, L2, destra, giù con analogico destro. Guardate, adesso sono con le spalle verso la porta, quindi faccio L2 sinistra su oppure L2 sinistra giù. Guardate. Se sono in diagonale, ovviamente il joystick deve partire analogico esattamente dietro, quindi in questo caso così, guardate, guardate bene il joystick, quindi esattamente alla schiena del giocatore per poi uscire sopra. Adesso vi faccio vedere io come la utilizzo. Sarà un video molto breve, poi se vi piacerà come sono strutturati, raga, io mi metto qui e ve ne faccio quanti ne volete di questi video. Allora, io lo utilizzo in questo modo. Sulle fasce, quando sto per impostare, quindi me ne vado sull'esterno, voglio rientrare. Molte volte si fa questo, no? Quindi borro le vi girate. Potete fare anche questo, guardate. La Tri Touch Skill e vi girate. Guardate, vi girate e poi la date a chi di dovere. Continuate l'azione. Molte volte la utilizzo anche qua, vedete, guardate, mi metto di spalle all'avversario e la faccio per girarmi. Così vedete, vi trovate in questa posizione. Ovviamente, quali sono i pro di questa skill? Che utilizzandola anche con L2, il vostro giocatore mette il corpo davanti, quindi molte volte vincete anche degli scontri fisici e vi riuscite a girare tranquillamente senza problemi. Quindi con le spalle il giocatore mette il corpo avanti e riuscite a muovervi tranquillamente senza problemi. Altre volte invece ovviamente la palla ve la tolgono perché è pur sempre una skill che se fatta per esempio con un Neymar o con un Messi vi porta a perdere i contrasti fisici. Un altro punto in cui la faccio è questa, ragazzi, quando sono in fase di tiro, quindi se sono di spalle alla porta, guardate, faccio così, guardate, mi trovo direttamente davanti alla porta, in questo caso, ripeto, le squad battle sono a livello basso e quindi sono andato a segnare. Questo è un altro momento in cui la utilizzo io, altrimenti io preferisco farvele vedere in squad battle, perché così si ha una visuale proprio del gioco e non in arena, che in arena è troppo. Secondo me non è intuitiva l'arena. Perché avete solo una direzione per fare le skill. Quindi vedete, vado sulla fascia e mi giro così. Quando anche sono qui, vedete, quindi sono con la schiena rivolta verso la linea laterale, guardate che sia sotto sopra, tendo proprio a farla per ritrovarmi poi a tirare. Guardate, vi ritrovate poi direttamente col giocatore in porta, guardate. Dovete solo tirare praticamente. E poi la utilizzo anche in diagonale, quindi quando vado in diagonale verso il primo palo, vedete, faccio dietro su e poi da qui tiro. Questo è tutto quello che c'è da dire sulla Tri Touch Roulette, una skill molto efficace, secondo me una delle migliori quest'anno. Se masterata bene vi dà delle soddisfazioni perché vedete è molto molto fluida, fatta anche con i giocatori agilissimi, vedete un Messi vola praticamente mentre la fa, palla proprio tenuta ai piedi, guardate. Potete fare ciò che volete, quindi vi ricordo nuovamente guardando il joystick dovete tenere premuto L2 e con L2 premuto iniziare la skill dall'esatta schiena del giocatore, quindi dovete andare esattamente dietro al giocatore
e poi l'uscita, quindi in questo caso dietro su, o altrimenti qui dietro giù. Adesso finisce anche il primo tempo, vedo se riesco a farvi un gol con questa magistrale skill. Ecco qua. Detto questo, ragazzi, ora era il mio primo video, quindi se non sono stato molto bravo nello spiegare o nel mostrarvi la skill, oppure volete vederla in azione in qualche partita, vedrò di portarvi qualche esempio. Però è difficile per me registrare clip da play, portarle su PlayStation e mettere il joystick, perché per mettere il joypad, ragazzi, devo registrare in live da computer. E riproduzione remota, giocare le Rivals non è la miglior cosa, quindi ho preferito portarvela così in diretta. Detto ciò, fatemi sapere se già utilizzate questa skill, come vi trovate. Mi raccomando, è una skill utilissima. Lasciatemi un bel feedback qui sotto su cosa ne pensate su questo video, se ne volete altri, mi raccomando. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci si becca al prossimo video. Un saluto da Gera, ciao!